Siamo nel padiglione 6 dello stand dell'azienda Cava Romana e incontriamo Marco Piva, progettista dello spazio. Il tema di Marmomac incontra il design di quest'anno è Hybrid and Flexible. Come si è confrontato Marco Piva con questo tema? È un tema che mi è congeniale perché da sempre cerco di indagare le relazioni che esistono tra i materiali e in particolare la pietra, il marmo, mi attrae da sempre perché è il capostipite, diciamo, degli elementi architettonici e quindi l'idea di combinare il marmo con altri materiali sicuramente ho trovato stimolante. Ho voluto creare questo rapporto con il metallo, che è un altro dei materiali, diciamo, storici per chi fa architettura, e quindi il rapporto tra le superfici lavorato con dei piani particolari, con delle superfici molto estese, con i riflessi, ha generato questo spazio, che è uno spazio abbastanza dinamico, e questa era un po' l'intenzione, dove l'acciaio si comporta come materiale specchiante, quindi diciamo, riflette il marmo, lo lavora attraverso la luce e quindi questo spazio molto, molto particolare, architettonico soprattutto. Lei pensa che questo suo progetto, appunto per il tema Hybrid and Flexible, avrà possibilità applicative? Ma riteniamo di sì, infatti ci sono alcuni oggetti, cioè passando di scala dall'architettura agli elementi dell'interior design, con questo materiale che si chiama Orisina abbiamo come dire, lavorato come se l'abbiamo lavorato come se fosse quasi un legno. Infatti abbiamo creato queste listelle che applicate sulle superfici di acciaio hanno generato le forme di sedute, di chaise longue, quindi l'idea è così di suggerire nuove interpretazioni del marmo, dove ovviamente si porta la tecnica al massimo livello possibile nella trasformazione del materiale, nella lavorazione del materiale, per esprimere forme nuove. Quindi anche il flexible in questi termini è proprio questa forma generata da queste listelle che, come dire, accompagna un po' le forme organiche, diciamo, riprende le forme organiche e crea questi elementi di seduta. Ci sarà proprio un progetto di prodotto in questa direzione. Lei ha già fatto altre esperienze con dei materiali come il marmo e le pietre. Cosa le piace di questo materiale? Ma intanto è un materiale che trasmette diversi tipi di feeling. Da una parte questa capacità, la forza, la resistenza e quindi ancora la memoria archetipa dell'architettura, dall'altra parte invece si presta ad essere lavorato sempre in modo nuovo e quindi è un materiale ricchissimo di chance interpretative, le superfici, i colori, come dire, il rapporto con la luce e in questo caso anche il rapporto con gli altri materiali. Un materiale antichissimo ma nuovissimo. A me interessa materiali, diciamo, fondativi, il legno, il marmo, il vetro, sono quelli su cui costruisco i miei progetti. Le faccio una domanda su un tema di grande attualità. Come giudica il marmo in rapporto alla sostenibilità? Ma dal punto di vista ambientale sicuramente sappiamo che il marmo, come dire, per essere estratto presuppone un intervento in determinati territori, lì però sappiamo che ci sono nuove tecniche di estrazione che consentono, diciamo, di non scempiare il territorio ma di restituirlo a quello che è la sua condizione originale. Dal punto di vista poi dell'utilizzo il materiale è un materiale che può essere riusato, rigenerato, anche semplicemente un piano in marmo rilucidato torna vivo come all'origine, quindi è uno dei materiali che secondo me più vicini a questa visione che dovrà essere sempre la visione diciamo, più forte per il futuro dell'architettura e del design. Lei è un architetto che esprime molta energia progettuale associata anche alla realizzazione, quindi alla seconda fase. Direi sia quindi un'idea di che progetti l'utile. Si ritrova in questa definizione, le piace? Beh, sicuramente mi piace perché progettare l'utile è sicuramente un obiettivo fondamentale per chi fa progetto. Poi è chiaro che l'utile può avere, come dire, può essere arricchito e interpretato, elaborato in forme e condizioni tali da poter anche aggiungere quelle che sono le componenti, chiamiamole così, emozionali di un progetto, cioè quelle che poi danno l'interpretazione a questa utilità della funzione. Sicuramente
In futuro il tema dell'utile sarà da, come dire, riconcepire, riconfigurare in termini non tanto di utilizzazione immediata di un oggetto, di uno spazio, ma quanto anche sua proiezione nel futuro, come si diceva prima, in un contesto più generale di progetto. Quindi progettare l'utile sicuramente rimane uno degli obiettivi fondamentali. Lei ha partecipato a tutte le edizioni precedenti, possiamo dire un veterano del marmo MAC. Secondo lei il tema di quest'anno, ricordiamo Hybrid and Flexible, si sta evolvendo in modo adeguato alle problematiche progettuali? Ma ritengo assolutamente di sì. Ripeto, per quanto è stata la mia interpretazione, ancora ho voluto ripartire quasi da zero e infatti abbiamo lavorato sulle superfici, sulla texture del materiale, sulla sua espressività architettonica in funzione di architetture ovviamente della contemporaneità e del prossimo futuro, quelle che stiamo sviluppando. E il tema della flessibilità, quindi del rapporto di questi materiali con il contesto degli altri, i legni, i vetri, eccetera, sicuramente apre a nuove interpretazioni e crea, come dire, un territorio da cui partire. Quindi queste edizioni dove si fa ricerca di marmo MAC sono fondamentali, sono fondative di, come dire, nuovi sforzi per rendere, come dire, il progetto sempre più vicino alle necessità, ma anche sempre più vivibile e piacevole. Abbiamo finito, io la ringrazio e le auguro buona fiera. Grazie.